comando provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone festeggia il 247 anniversario della fondazione del corpo con un ospite d'eccezione, il generale, il comandante regionale del Lazio, Rosario Lo Russo. Un anno importante quello portato avanti dalla Guardia di Finanza, che ha consentito di denunciare persone e soprattutto di smantellare due organizzazioni criminali. Presenta Artes. Onori al comandante regionale Lazio della Guardia di Finanza. È una delle province che ha maggiormente risposto all'esigenza del momento, insomma, come ho avuto modo di dire, con la pandemia c'è stata una sorta di rivisitazione di tutti i piani, programmi, progetti, le modalità stesse di operare, la relazione stessa con i cittadini, perché noi siamo i primi ad essere consapevoli che la pandemia ha portato una crisi economica, una crisi sociale, quindi l'approccio è sempre stato fermo, ma nell'ottica di tutelare gli interessi della collettività, che in questo momento sono particolarmente definiti. Quello che non abbiamo così abbandonato è l'attenzione, l'attività nei confronti della criminalità organizzata, della grande evasione, dello sfruttamento del lavoro nero, dei profittatori del momento, insomma, per cui nel settore stupefacenti, ma anche nella lotta al contrabbando di prodotti sottoposti ad accise, carburanti parliamo, stupefacenti e criminalità organizzata, l'attenzione non è calata e su tutto il resto, su quello che era il normale svolgimento delle nostre attività sul territorio economico, che ha subito una grossa riflessione, pausa di riflessione, ma anche lì solo nei confronti dei cittadini, chiamiamoli onesti, quindi che è la stragrande maggioranza, ma coloro che hanno comunque cercato di approfittare anche dal punto di vista fiscale del particolare momento, l'attenzione è stata alta, non è calata, e anzi sono, io lo ripeto, vado via lasciando questo incarico soddisfatto, molto soddisfatto, anche se i numeri potrebbero non essere così elevati come gli altri anni, ma il lavoro che è stato fatto è un lavoro di estrema qualità. L'attività che ci ha portato all'arresto di Elvirio Zagaria ha fatto sì che la Guardia di Finanza e anche la Polizia di Stato, bisogna dire, hanno collaborato tra di loro e sono riusciti sul territorio a controllare il territorio, perché ecco, controllare il territorio è una cosa importante, conoscere il territorio, questo è importante. Quindi noi già da subito avevamo saputo la presenza di questo soggetto sul nostro territorio, quindi abbiamo cominciato a monitorare le frequentazioni e tutti i movimenti. Un bilancio è positivo, devo dire, però, come ho detto nel discorso, è stato spostato l'obiettivo. Noi abbiamo cominciato a vedere le grosse frodi anche fiscali, però ecco, le grosse frodi fiscali nei confronti di coloro che non presentavano proprio dichiarazioni di redditi, oppure controlli in materia di spesa pubblica sui finanziamenti comunitari, nazionali, ovvero addirittura anche sul reddito cittadinanza. Pertanto ecco, ci siamo un po' spostati come obiettivi, tutto quello che erano quei controlli strumentali presso, intendo dire, scontrini ricevute, controlli su strada, ecco, questi qua hanno preso posto altri tipi di attività, sicuramente attività più attinenti al momento.